amici di Sulla Zampa, oggi mi trovo a Bologna e sono in compagnia di questo spettacolo che è Boris, anzi il dottor Boris. Dottor Boris, mi dà la zampa. È molto più interessato al biscottino in questo momento. Il dottor Boris è protagonista di due progetti, uno davvero innovativo perché lui è stato il primo cane, pensate, a entrare a un nido, in un nido proprio qui a Bologna, e oggi invece siamo a Villa Serena in una casa residenza per anziani dove lui lo vedremo impegnato nelle varie attività. Andiamolo a conoscere assieme, andiamo in giro per i reparti con lui. Boris, anzi il dottor Boris, si è fatto conoscere al grande pubblico perché è stato il primo cane a entrare in un nido a Bologna. È una bella novità, un'importante novità. Esattamente, sì, è iniziato questo progetto a fine aprile ed è un progetto, diciamo, educativo, quindi di pet education, che vuole avvicinare i bambini alla conoscenza e al giusto approccio con il cane, quindi insomma io e Boris siamo entrati in azione al Nido Fava. Certo, Boris ha una bella mole, come si rapporta con i bambini soprattutto come si rapportano con lui. Vabbè, Boris è un cane molto, molto equilibrato, questo grazie chiaramente a tutta la formazione di coppia che è stata fatta negli anni. È bello vedere i bambini che insomma interagiscono con lui comunque sta... essendo molto equilibrato e molto attento anche nei movimenti nonostante la mole, quindi è molto delicato. Poi chiaramente il rapporto con i bambini viene mediato comunque da me, che comunque sono la sua conduttrice, e dalle educatrici del nido. Certo, dicevamo una novità importante anche per il fatto che un animale possa finalmente entrare in una struttura di quel genere. Esatto, secondo me è un'esperienza formativa per i bambini molto importante, perché soprattutto la conoscenza che in questi percorsi, in questi progetti si può dare rispetto proprio all'animale, quindi rispetto a quelle che sono le sue esigenze, rispetto ai punti in cui è più opportuno toccare un cane piuttosto che no, alla fine è un'esperienza che i bambini si portano poi dietro nel tempo, ed ecco che anche quelli più timorosi, perché magari non hanno un cane nella loro famiglia o perché non hanno avuto esperienze di questo genere, in un contesto protetto quale quello di un progetto nel nido, hanno la possibilità di apprendere, ecco, i giusti comportamenti e qual è il giusto approccio con il cane. Oggi invece siamo a Villa Serena, a Bologna, sempre a Bologna, e lui lavora anche con i pazienti affetti da demenza senile. Esattamente, sono un paio d'anni circa che io e Boris veniamo qui in ruolo di conduttrice e insomma è il mio braccio destro, anche se in realtà la struttura è sempre stata molto sensibile a questa tematica, quindi sono penso quasi 20 anni che la struttura ospita questi interventi, e per gli ospiti è un'opportunità molto grande perché si va a lavorare su vari punti, innanzitutto sulla socializzazione, essendo ospiti che vengono coinvolti da vari piani della struttura, è un momento, perché si fa qui in questa sala, è un momento in cui hanno la possibilità di conoscersi anche tra di loro, e attraverso la relazione con Boris, attraverso il gioco, attraverso anche il contatto per quelle persone che magari non hanno la possibilità di parlare perché comunque hanno un deterioramento cognitivo, sono tutte delle cose molto importanti che aiutano queste persone poi a raggiungere quello che è l'obiettivo generale di noi che, insomma, che lavoriamo qui in queste strutture, che è quello di migliorare la qualità della vita di queste persone. E, insomma, è un momento molto bello che a loro poi tra l'altro piace tantissimo. Ecco, attività di gruppo, ma anche nelle singole stanze, immagino, per quei pazienti che non si possono muovere. O pazienti che non si possono muovere, ma soprattutto pazienti che non vogliono magari uscire dalla camera. Quindi
uno degli obiettivi che si ha magari con questo tipo di utenza è quello proprio di contrastare quello che è l'isolamento nelle camere. Qualche particolare beneficio, qualcosa che ricordi in particolare dal momento che è entrato Boris in questa struttura? Non so, c'è ad esempio un signore che grazie alla continuità dell'intervento con il cane si è riusciti sia a farlo uscire dalla camera e poi ad incentivare la socializzazione con un'altra signora dalla quale andavamo sempre individualmente. Dopo un po' di tempo che insomma si era creata anche questa routine, ad un certo punto questo signore in autonomia è uscito dalla sua camera, è andato nella camera dell'altra signora e quindi lì hanno incominciato ad interagire tra di loro senza la mediazione mia e di Boris, e questa è una cosa molto, molto bella. Boris come affronta questa esperienza? Bene, direi, nel senso che essendo appunto risultati lui coppia idonea per questi progetti di pet therapy, io comunque sono molto attenta a quello che è il suo benessere, quindi anche in un'attività di gruppo che magari può essere un po' più attiva, quindi magari un po' più stancante tra virgolette per lui, nei momenti in cui io capisco che ha bisogno un attimo di riposarsi, mi aiuta il fatto di essere anche un educatore sociale, quindi conosco gli ospiti, quindi prendo in mano io la situazione, magari non so, si cerca di incentivare quella che è la memoria storica degli ospiti, perché molti di loro, molte delle persone che vengono coinvolte hanno avuto comunque in passato nella loro famiglia un cane e quindi a loro piace ricordarlo, piace ricordare quello che facevano con il loro cane, quali erano le loro particolarità. E, insomma, sono tutti ricordi positivi che riemergono in queste occasioni. Per il resto la sua vita, come tra l'altro vive con una sorellina? Sì, perché è un'altra golden femmina. Ah, niente, cioè, grandi giochi. Lui è un amante delle palline, come tutti i golden, un amante dei bacchetti, come tutti i golden. E quindi sì, insomma, è fatta di gioco, è fatta di coccole, di intimità, insomma, perché prima di tutto lui è il mio cane e quindi chiaramente come tutte le persone che hanno in casa un animale del genere, insomma, è un'affettività molto importante e quindi è parte della famiglia, sia lui sia Amelie. Potremmo dire un cane speciale, in realtà è un cane che comunque ha affinato quelle proprietà, quelle caratteristiche che ogni cane ha. Esattamente, questo ripeto, grazie a questo percorso di formazione chiaramente si è andati a lavorare su quello che è il proprio il linguaggio naturale del cane. Questo aiuta me chiaramente a capire eventuali momenti di disagio suoi, e nei programmi assistiti vengono coinvolti quelli che sono appunto gli animali domestici con determinate caratteristiche. Il cane è fatto di qualità e distinti, quindi si lavora su quelle e poi devono avere comunque una bella tempra psicologica. Infatti poi vabbè, noi come abitudine abbiamo che quando terminiamo di lavorare, via, libero dal guinzaglio e si va nel parco, si gioca, così lui ha anche la possibilità di scaricarsi, insomma. Qual è stato il percorso, la scelta, insomma, che vi ha portato a far entrare Boris in questa struttura? È stato proprio un principio che noi intendiamo rispettare. Quando una persona anziana o una persona fragile entra in una residenza, non deve dare un taglio netto con il suo passato, per cui tutto ciò che ha vissuto, che ha fatto parte della sua vita, deve continuare. La relazione col familiare è importantissima, la relazione con un animale, per cui se uno aveva questa indole è giusto che possa continuare a viverla. Quali benefici avete notato nel tempo da quando è iniziata appunto questa attività? Il principale beneficio verso noi operatori, perché veramente avere Boris in giro per la struttura è una gioia, l'ha visto anche in questo momento come mi ha salutato. Per gli anziani è un contatto con l'esterno, perché è proprio la città, la cittadinanza, la popolazione, per cui anche gli animali che devono entrare in struttura. Loro sicuramente si rivitalizzano e probabilmente vivono ricordi passati, e questo è importante per noi perché, come è stato detto prima da Vanessa, dobbiamo mantenere le capacità esistenti. La persona che noi abbiamo davanti è nella sua interezza una persona con tutti i diritti.
Quindi tutti entusiasti, sia gli ospiti che i loro parenti, immagino. Sì, i parenti in special modo, veramente, perché tutti si lasciano coinvolgere da questo clima che è festoso, perché poi Boris ha un'indole molto, molto dolce, per cui si avvicina a tutti. È un'attività che avrà un futuro, comunque si svilupperà in un ulterior modo nel tempo? Questo sì, assolutamente, noi siamo aperti a tutte le innovazioni, per cui persone come Vanessa sono delle ricercatrici in questo campo e tutto ciò che verrà proposto assolutamente verrà accolto.